Patrizia Colman, anche la sezione finalese dello Zonta Club ha rivestito un ruolo importante nel raggiungere questo traguardo oggi di rilevanza internazionale, come abbiamo potuto vedere dagli ospiti. Sì, devo dire che noi siamo molto contente che questo evento sia diventato un evento di fama internazionale. Noi come Zonta Club ci abbiamo creduto sin dall'inizio, infatti l'anno scorso siamo state le prime che hanno supportato l'associazione che ha, diciamo, ideato l'evento e ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Siamo molto felici che oggi ci sia questa partecipazione da parte di tutti, da parte anche della Marina italiana con gli impulsori, e soprattutto siamo felici di questa stretta di mano tra gli eredi dell'ammiraglio Nelson e gli eredi di Napoleone. Quindi un momento di unione tra le nazioni. Fino a 200 anni fa ci si prendeva a cannonate e oggi diciamo che la storia ci insegna invece qualcos'altro, ci si è stretti la mano. Devo dire che con questo evento, con questo ritrovamento, il finale entra nella storia, perché la storia è stata veramente cambiata e io come presidente dello Zonta Club di Finale Ligure ne sono veramente orgogliosa.